In questo video parliamo di pastelli carré con tè a Paris, ma anche di carta e fissativo spray per pastelli. Salve ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo appuntamento della mia rubrica, all'interno della quale vi espongo la mia opinione in merito a vari prodotti di belle arti. Io sono Antonio Pace e sono di nuovo qui ospite sul canale di Momarte per porre lo sguardo su un prodotto che mi è capitato di provare alcune volte, ma del quale non sono un fruitore abituale. E sto parlando di pastelli a sezione quadrata chiamati carré, marchiati Conte a Paris. Ho potuto testare due set di questi prodotti, uno da 24 carré di colori assortiti ed uno da 12 carré costituiti da sanguigne, un bistro, un bianco, un grigio e diversi neri di morbidezze diverse, HB, B e 2B. A supporto di esse ho testato anche altri due prodotti molto interessanti: la carta Pastel di Winsor & Newton, due blocchi, uno in tonalità di grigio ed uno in tonalità terrose, ed un fissativo spray con tè a Paris. Ovviamente trovate tutti i prodotti di cui parlerò oggi da Momarte, i link sono nella descrizione del video. Ma per iniziare, cosa sono i carré? Molto spesso vengono chiamate anche crete o art pastels. Nel caso di quelle marchiate Conte a Paris, stiamo parlando di pastelli dalla sezione quadrata con una lunghezza all'incirca di 6,5 cm ed uno spessore di 5-6 mm. A differenza dei soft pastels, hanno una composizione caratterizzata dalla presenza, oltre che dal pigmento, anche di argilla caolino e di grafite. Ciò rende il prodotto finale significativamente più rigido rispetto ai fratelli più morbidi. Ma senza ulteriori indugi, iniziamo con la recensione. Come al solito, partiamo dal packaging. Preciso che le valutazioni che farò sono le medesime per entrambi i set. I pastelli sono contenuti in un involucro totalmente di materiale plastico. La parte superiore è in materiale trasparente che permette di vedere, seppur in parte, i carré al proprio interno. Aprendo la confezione, ovviamente ci troviamo di fronte ai pastelli. Questi sono alloggiati in degli scomparti in spugna e sono mantenuti in posizione da un ulteriore strato superiore nello stesso materiale che li assicura abbastanza bene da urti e scossoni. Inizio con l'esporvi qualche piccolo neo. Sarò sincero, nel packaging ho trovato qualche caratteristica che, nel mio caso, sono stati causa di un minimo di frustrazione. Ovviamente specifico, nulla che ne comprometta l'efficienza. Sono assolutamente delle piccolezze, ma mi spiego meglio. La prima cosa, che è anche quella più trascurabile, è la conformazione del cartoncino che va a ricoprire la spugna superiore, per far sì che una volta terminato di utilizzarli la confezione si riesca a chiudere propriamente. Il bordo corto di questo cartoncino deve andarsi necessariamente a posizionare fra la plastica e la spugna inferiori. Questo comporta una chiusura non immediata. Una cosa minima, ovviamente, come già detto, ma che mi ha portato sin da subito ad eliminare questi elementi cartacei. Un'altra cosa che non mi ha convinto appieno è la conformazione delle spugne interne. La protezione è costituita da tre strati di spugna, di cui l'intermedio è quello forato per accogliere i carré ed è anche quello leggermente più sottile. Perché non mi ha convinto? Semplicemente per una questione pratica. Diverse volte, prelevando un carré, mi sono trovato a spostare la parte di spugna forata, spostando di conseguenza gran parte dei pastelli e dovendo poi perdere un po' di tempo per rimettere tutti in ordine. Piccoli dettagli che a me non sono piaciuti proprio al 100%, ma sono consapevole siano delle piccolezze. Passiamo ora alla composizione cromatica del set. Ho realizzato, oltre alla solita prova colore, diversi lavori. Durante le esecuzioni, dal punto di vista tonale, non ho percepito particolari mancanze e di conseguenza non ho nulla da recriminare sulle scelte fatte, anzi. La selezione infatti è molto ben equilibrata, sia per il set di pastelli colorati con un buon equilibrio fra i toni freddi, i toni caldi, le terre ed i neutri, sia per quanto riguarda il set da schizzo. In quest'ultimo, oltre ad esserci una bella selezione di sanguigne tutte leggermente diverse, è presente un bistro, un carré bianco,
delle varie selezioni di neri di morbidezze diverse e, a mia sorpresa, anche un grigio. A mio avviso utile in alcune realizzazioni monocromatiche con alla base i neri, quindi un'aggiunta positiva. Sotto questo aspetto i 7 sono abbondantemente promossi. Ora però arriviamo al succo del discorso. Come si comportano questi carré? La differenza con le altre tecniche secche che utilizzo ultimamente è ben marcata, ma non sono proprio agli opposti. Questi pastelli sono caratterizzati da una brillantezza ed una saturazione più che buona, e ciò permette a chi li utilizza di ottenere dei buoni risultati in molti ambiti di utilizzo, partendo dalle bozze veloci fino ad avvicinarsi al realismo. La differente composizione di questi carré, dove cambia la formulazione e la percentuale di pigmento è inferiore se paragonata a quella dei pastelli secchi, a mio avviso ne cambia un po' il comportamento durante l'utilizzo. Ma la differenza di resa poi non è così accentuata. La possibilità di eseguire più stratificazioni diverse è un po' limitata. Il pigmento viene depositato con una buona semplicità nelle prime stesure e nei primi segni, ma a causa della caratteristica compattezza di questi pastelli, nelle stratificazioni successive, oltre al rilascio del pigmento del pastello che si sta utilizzando, il pigmento già steso tende ad essere spostato e mosso da quest'ultimo. Ciò comporta una difficoltà in più nella stratificazione, ma al contempo un vantaggio nella miscelazione di pastelli diversi. Questi carré, secondo me, si prestano bene a questo tipo di utilizzo. Altro punto a favore di questo prodotto, grazie alla loro compattezza, è la possibilità di ottenere un segno davvero preciso e sottile. Gli spigoli accentuati dalla sezione quadrata ci facilitano la realizzazione di dettagli anche minuti, ed anche quando quest'ultimi si usurano non è difficile trovarne di altri per continuare a tracciare linee sottili e decise o piccoli punti di luce o di ombra. Personalmente, durante i primi momenti di utilizzo ho avuto qualche piccola difficoltà, ma semplicemente a causa della mia abitudine ad utilizzare i pastelli secchi. Una volta rimodulati la mano ed il tratto, i risultati ottenuti sono a mio avviso più che soddisfacenti per tutti gli utilizzi che ho avuto modo di provare. Mi sono particolarmente piaciuti durante l'esecuzione delle bozze e studi monocromatici anche su carta abbastanza scura, di cui vi parlerò fra poco. Il piccolo set da schizzi l'ho trovato davvero interessante in questo caso, e non mancherò sicuramente di portarmelo in giro quando potrei aver bisogno di qualcosa di efficace per produrre bozze o schizzi veloci en plein air. Altro utilizzo che ho trovato molto interessante e che probabilmente da utilizzatore di soft pastel sarà quello maggiormente sfruttato da me è quello che trova questi carré come base per un lavoro poi completato a pastelli secchi, per l'appunto. La precisione del segno e il fatto che siano un po' meno fragili rispetto ai parenti più morbidi, secondo me li rendono un ottimo strumento per una prima stesura e per la costruzione di una bozza in dei lavori dove i soft pastels avranno l'ultima parola nella resa. Questi carré possono dire la loro. Mi sono piaciuti. Per me sono promossi entrambi i set, assolutamente a pieni voti il set da schizzo. A questo punto arriviamo a parlare dei supporti con i quali ho utilizzato questi carré. Ho avuto a disposizione due blocchi pastel per tecniche secche e più nello specifico per pastello, prodotti da Winsor e Newton, che diciamolo è una garanzia. I due blocchi sono caratterizzati uno da tonalità di grigi, mentre l'altro da tonalità simili a delle terre. Entrambi hanno 6 tonalità differenti al loro interno, tendenzialmente da un tono più chiaro, quasi simile al bianco, fino ai toni più scuri, e contengono 24 fogli, in questo caso in formato A4, è disponibile anche il formato A3, ogni foglio da 160 grammi su metro quadro, 4 per ogni colore. La texture della carta è presente ma non invadente. Nonostante io prediliga una grana più fina e fitta, quella di questi fogli non mi è dispiaciuta affatto, anzi, al contrario, l'ho trovata funzionale al suo utilizzo. Il pigmento riesce a depositarsi sulla superficie con sufficiente facilità e la grammatura lo rende un supporto resistente ed affidabile. E lo dico perché nella prima realizzazione ho maltrattato un po' questa carta con i carré, non essendo così abituato
ad un prodotto così compatto e rigido. Non utilizzerei con questa carta però la tecnica dell'acquarellatura dei pastelli, che ho utilizzato per esempio nel video dove ho testato i pastelli Sennelier, lo trovate qui in alto nella scheda, in quanto la probabilità di una deformazione significativa è abbastanza presente. Ho trovato i colori all'interno di questi blocchi davvero belli e mediamente ben pensati. Si hanno supporti di luminosità diverse e ben equilibrate, specie per il blocco contenente i grigi. Per quanto riguarda il blocco con le tinte terrose, avrei preferito una maggior differenza fra le tinte chiare, ma anche qui sto cercando un po' il pelo nell'uovo. Sì, lo so, oggi sto facendo il pignolo, lo ammetto. Detto questo, secondo me è davvero un buon supporto per pastello con un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Consigliato? Direi di sì. Qualora volessi provare questa carta, come già detto, trovi il link di quest'album in descrizione. Ed ora è arrivato il momento dell'ultimo prodotto sul quale si sono poggiate le mie mani all'interno di questo video. Anche perché è un prodotto che quasi esclusivamente viene utilizzato solo al termine del processo creativo con i pastelli o con le tecniche secche. Dico quasi sempre perché c'è chi lo utilizza in fasi intermedie del processo e l'ho fatto anch'io a volte. E parlo del fissativo, croce e delizia di alcune tecniche secche per quanto mi riguarda. Non lo nascondo, storicamente non ho un buon rapporto con i fissativi in generale, ma in alcuni casi sono necessari o comunque estremamente consigliati per una corretta conservazione di elaborati a tecniche secche. In questo caso ci troviamo di fronte al fissativo spray Conte à Paris, per tecniche secche per l'appunto. Disponibile nel formato da 400 ml, la vaporizzazione avviene per mezzo della pressurizzazione del contenitore in metallo e non tramite un vaporizzatore meccanico come invece avviene in alcuni altri fissativi. Quest'ultima è omogenea e costante e non mi è capitato di incappare in gocce o in spruzzi anomali, a patto che l'erogatore venga schiacciato a dovere e che alla fine dell'utilizzo l'ugello venga spurgato capovolgendo la bomboletta e spruzzando per qualche secondo. Questo per evitare delle ostruzioni causate dalle rimanenze di fissativo. In questo modo se ne conservano la funzionalità e l'integrità, evitando per l'appunto erogazioni anomale e disomogenee. Su questo aspetto le mie aspettative sono state ripagate positivamente. Parliamo ora della sua funzione di fissaggio, di come effettuarla e di come questa influisce sui toni della carta e del pigmento. Per una corretta comparazione ho effettuato diverse scansioni dei disegni che mi avete visto realizzare in questo video, sia prima che dopo l'utilizzo del fissativo, ed ho realizzato un test anche sugli swatches realizzati in precedenza. Su questi ultimi e nello specifico nella parte sinistra del foglio sono stato anche abbastanza aggressivo, utilizzando il fissativo in maniera eccessiva, ed i risultati sono stati quelli che mi aspettavo. Con un utilizzo appropriato le tonalità vengono sì alterate, ma in una maniera davvero minima. È normale che sia così e per mia esperienza non ho mai trovato un fissativo che non scurisse almeno un po' le tonalità di carta e pigmenti. Per un utilizzo appropriato intendo un'applicazione leggera ed omogenea ad una distanza di 25-30 cm almeno, non meno. Non va assolutamente ottenuto sulla carta un effetto bagnato, in tal caso si otterrebbe sì un fissaggio davvero buono, ma con una completa deriva dei toni sia del foglio che dei pigmenti verso lo scuro. Io eseguo per esempio due o tre applicazioni molto molto leggere e delicate, stese nella maniera più omogenea possibile ed attendendo anche 5-10 minuti fra un'applicazione e l'altra, in modo che ogni volta il fissativo sia ben asciutto. In questo modo trovo si ottenga il miglior compromesso fra una minore alterazione dei toni del lavoro eseguito e la migliore efficacia del fissativo. Parlando di efficacia, devo dire che sono stato davvero sorpreso in positivo. I pigmenti vengono ancorati in maniera discreta senza dover però eccedere nelle applicazioni. Passando il dito sugli studi da me eseguiti, in alcuni casi non c'è rilascio di pigmento o comunque davvero minimo. Ho riscontrato quindi un ottimo rapporto fra la funzionalità di questo fissativo
e il mantenimento delle caratteristiche del lavoro eseguito. Anche qui davvero ottimo il rapporto qualità-prezzo. Io in questo video ho utilizzato questo fissativo con i pastelli Carré, ma è un fissativo adatto anche per tutte le altre tecniche secche, fra cui pastelli secchi, matite, carboncini, sanguigne, eccetera. In conclusione, i prodotti protagonisti del video di oggi secondo me sono dei prodotti dall'ottimo potenziale, con qualche piccolo neo, ma che restituiscono risultati di livello, specie se ci si vuole approcciare alle tecniche secche a vari livelli, sia che si voglia provare ad emulare qualche capolavoro rinascimentale tramite l'utilizzo di carboncini o sanguigne, sia che si voglia provare a comprendere l'approccio impressionista di Degas, per esempio, o addirittura che si voglia realizzare qualcosa volto al realismo. Questi carrelli ritengo un ottimo strumento sia di studio, sia per realizzare qualche elaborato più impegnato ed impegnativo. Per la carta pastel di Winsor & Newton vale lo stesso discorso. È capace di restituire dei buonissimi risultati a patto di non aspettare la possibilità di stratificare all'infinito. Una carta secondo me molto versatile, adatta anche a studi meno impegnati, dove non si vuole avere la pressione che si ha quando si utilizza una carta costosa, ma comunque mantenendo una buona qualità. Passando al fissativo, un prodotto che se utilizzato con criterio fa bene quello per cui è stato pensato. Considerando il mio rapporto con questo tipo di materiale, ammetto che sono rimasto davvero sorpreso. Se ne consideriamo il costo, forse la scelta migliore che si possa fare avvicinandosi a questa categoria di ausiliari per pastelli e tecniche secche. E questo è tutto. Anche oggi siamo arrivati al termine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Se così dovesse essere, non dimenticatevi di farcelo sapere con un commento, un like e magari valutate l'iscrizione per rimanere aggiornati sui contenuti pubblicati. Io ringrazio voi per aver guardato il video ed ancora i ragazzi e le ragazze di Momarte per la super ospitalità sul loro canale come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!